Non ci credete? Tempo a tempo! Sì, sì! A voglia! Cattia sta pensando! Tutta la voglio vedere! Lo sta dicendo! Segno al giudice. Ah, l'hai troppo introverso riguardo a una questione per relazione sentimentale, sì, non lavorativa. Sì. Ho avuto questa storia, lei troppo introversa, io troppo estroverso, solare, esuberante, praticamente con il tempo poi questa situazione... Ah, è morto ora. Ma dove andremo a bere? Vero, eh? Ce l'ha sfasciato il francese. Oh, ok, sì. Ora voglio. E questa denuncetta la possiamo strappare. Bene, Ramone. Via. Vieni, Ramone. Come si vuole, Ramone? Come ci vuoi rincarci? Arriva un attore bravissimo, siciliano, sicilianissimo. Una grande carriera e la capacità di trasformare le cose più difficili nella sua esistenza in cose belle. Perché? Perché è un ragazzo dotato anche di una grande fede. È una specie di angelo, sarà perché si chiama Angelo Faraci! E l'ho detto con tutto il tono. Buongiorno Paola. Grazie. Grazie di questa presentazione. È Angelo de nome de fatto. Quante persone te l'hanno detto? Tante. Dai. Tanti. Ma guarda quante. Oggi quando è arrivato e quando finalmente l'ho visto di persona personalmente, potremmo dire, ho detto ma ha un sorriso adorabile. Eppure sa anche essere quello cattivo, ma ci arriviamo, cioè, quello cattivo come attore, interpretando ruoli. Allora, intanto tu nasci a Monreale, vicino Palermo, uno dei luoghi più belli del mondo, perché avete una cattedrale, un duomo, che solo lì si trova, solo lì. Quindi, da lì tu ti sposti, ti muovi necessariamente, anche se la tua Sicilia torna molto nella tua carriera, è così? Sì. Assolutamente. Cioè, sì, c'è sì. La calamita. Sì. Quando è che parti come decidi io sarò e farò l'attore? Io amo il mio luogo di nascita, Monreale, Palermo, ma mi sono definito sempre, vedi Paola, cittadino della Sicilia, siciliano. Non bello. Dico mai sono palermitano, dico sempre sono siciliano. Siciliano. Perché io amo ogni scorcio e angolo con tutti i siciliani che ne fanno parte. Caro. Di questa incontaminata terra. Lo vedi tu, più evidenza. Devi continuare per tutta la vita a fare quello che stai facendo. Devi lavorare e devi stare in silenzio. Tu ammiami con suo maestro.
Ragazzi, ragazzi, non trovo più provvidenza da nessuna parte, sapete dov'è? Ma qui fra poco la festa inizia. Ma infatti, ragazzi, ma provvidenza dov'è finita? Oh, lo so io dov'è mia nipote, vieni, andiamo! Gioiellino! Giuseppe, ma perché non la posi quella pistola? E vai a telefonare a tuo padre che è tardi, devo scendere giù a buttare la pasta. Tranquilla, domenica gli chiamo. Tranquilla. E allora? Boh, senti, non rispondere. Per adesso scendi, va a calare la pasta che sicuramente al momento arriva. Arriva, arriva. Salvatore, sono il citofono, vai a vedere chi è, va. Magari è Maddalena che è tornata da scuola. Mi però devo aprire sempre io. Chi è? Polizia. Mamma. C'è la polizia, c'è la polizia. Va bene parlare di roba, Don Caimeno, però chi do me pazia? Chi dà me vita? Io profumo a sotterrare vivo! Tu stai calmo che troveremo il sistema per sistemare questa persona. Va bene, Don Caimeno. Mamma mia, non avevo un accendino stasera. Minchia, ora come facciamo? E che devi fare? Tale che c'è da? Scusate, avete da accendere? Non abbiamo da accendere. We'll be right back.
Ti ho voluto incontrare, zio, per chiederti un consiglio. Perché ritengo sei la persona più giusta. Dopo tutto quello che è successo con gli Scalia, io intendo sapere dove sono. Capisci, penso io. Ogni volta che ti vedo mi ricordi sempre quel galantuomo di tuo padre. Ehi ragazzi, ci sono anch'io che devo comprare casa e so di essere nel posto giusto. Scegli anche tu Next Casa! Il secondo classificato è Gocce di Luce di Silvia Monga e il primo con oltre 150.000 visualizzazioni del cortometraggio è Regenerate di Angelo Faraci. Complimenti ad Angelo Risolvi. Oggi ti sei divertita tanto, Alessandra, vero? È stato un bel pomeriggio insieme. E adesso vedrai che viene il momento più bello. Sì, è stato bellissimo qui. Ringrazio ancora il pubblico per questa vittoria e il Festival TSN Tulipani di Seta Nera all'attenzione di Diego Righini e Paola Tassone. E grazie a voi di Rai Cinema e Festival Tulipani di Seta Nera. Non capisco, papi, perché siamo entrati qui dentro? Cosa dobbiamo fare? C'è troppo buio e freddo, non mi piace. Abusi sui minori e violenza di genere, temi sociali forti al centro di Regenerate del regista palermitano Angelo Faraci, classe 1989, che con oltre 150.000 visualizzazioni ha vinto il premio Sorriso Rai Cinema Channel. Non l'unico siciliano ad arrivare sul podio della 14ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, dedicato quest'anno alla transizione ecologica e sociale. Al Gran Galà della Kermesse, in onda ieri sera su Rai 2, questo è l'antipasto. Ecco qua. Bella, carino. Aspetta a me, eccoci. Oh, piccio, c'è un militare che sta facendo fotografie. Acciughe. Alza la mano, non ti può! Stai fermo!
Siamo contenti di essere arrivati fino a qui e di avere vinto il primo posto e sono emozionato. Sono un pezzo di merda, non mi si trova capo porta, babbiare! Andoci sì, perché pensavo a risparmiare, avevo acquistato degli integratori, delle vitamine per fare attività sportiva. E quindi l'hai presi. Vabbè, sì. Però non ti è successo niente, no, non è successo non niente. Hai detto. No, sono qui. Sei qui. Spesso perché so che fanno bene. Prima non mi piacevano quando ero bambino, però poi la mamma mi ha imparato, imparato a mangiare. Okay. Quei bastardi la devono pagare amaramente e nasciucamo. Va l'inferno infame! Fate schifo tutti! Fai schifo! Amore! Amore! Tutta la verità. È stato Serafello. Quindi... Io mi deve credere, signor giudice, io lo dico con quest'ora con tanto di cuore in mano. Abbiamo intanto accolto il nostro secondo ospite di oggi, che è Angelo Faraci, un giovane regista palermitano, regista di denuncia sul fenomeno della mafia. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi. E allora, parliamo un po' di questa fiction che lei sta producendo, in cui è regista ma anche protagonista. Sì. Ciò che non ti ho detto è una serie televisiva del tutto siciliana, giunta appunto alla terza stagione. E in primis mette al centro di tutto i protagonisti, oltre la mia figura, sono i siciliani. Perché l'ambientazione di questa fiction... Ecco, stiamo vedendo delle immagini nel frattempo che si riferiscono alla sua produzione. Sì, l'ambientazione è appunto proprio... in tutta la Sicilia, in tutto il territorio siciliano, tra cui proprio con questa terza stagione, per mio volere, ci sono anche dei comuni del allora, tutto sconosciuti al mondo dell'audiovisivo. Devo dire una cosa molto importante. La ragazza che siede davanti a te è la figlia di Don Vincenzo. Io non sono Gaetano Scalici, quello di cui si parla tanto in giro e nelle televisioni.